crisi idrica c'è stata e continua ad esserci, non è assolutamente finita ed è uscita fuori quello che è il grandissimo problema delle nostre reti in tutta Italia che sono un colabrodo. Comunque rimaniamo sempre gli unici che fanno questo tipo di azione, ci siamo impegnati a cercare addirittura un fondo che potesse essere utile a tutti. Allora abbiamo preso un impegno e quando si prende un impegno lo si porta avanti fino in fondo. E le mele marce, se esistono, verranno tolte dal cesto, altrimenti non siamo più ciò che siamo. Anche perché il lavoro fatto è un lavoro grandissimo, cioè è un lavoro che comunque si ripercuote in quello che è sì, la nostra azione di 5 anni, e anche quello che è il nostro programma, che è vastissimo. Quindi non ci sto a far distruggere un progetto come il nostro per una cosa di questo tipo, assolutamente no. Oh, per carità, perché loro non sono stati capaci di controllare i loro di conti. Cioè, vogliamo parlare di quello che hanno combinato davvero in questo governo, nei passati governi, con quelli che sono i soldi pubblici. Non mi faccio dire questo da certi personaggi che hanno distrutto il paese finora. Non hanno realmente portato nulla di buono. Sì, in realtà la crisi idrica era qualcosa che già esisteva. Di sicuro non era nata a giugno del 2017. Ci sono 12 regioni che la scorsa estate alla fine hanno chiesto lo stato di emergenza per crisi idrica. Quindi non esiste solo il lago di Bracciano, ma strumentalmente viene utilizzata alla fine l'indagine conoscitiva per fare l'attacco a Roma in quanto socio dell'ACEA. Diciamo che l'obiettività ti manca a un certo punto. Se hai in testa di attaccare solo una parte politica, allora non guardi quelle che sono le problematiche territoriali. Crisi idrica c'è stata e continua ad esserci, non è assolutamente finita ed è uscita fuori quello che è il grandissimo problema delle nostre reti in tutta Italia che sono un colabrodo o il fatto che abbiamo ancora 3 infrazioni europee pendenti sulla nostra testa per mancanza di depurazione e fognature. Quindi non possiamo continuare ad andare avanti ad aumentare la tariffa per fare gli investimenti sui territori, perché poi la conseguenza dell'indagine sulla crisi idrica è stata un grosso emendamentone all'interno della legge di bilancio che in realtà non dava soldini della finanza pubblica per infrastrutture idriche, ma ti diceva che tutto quello che dovevi fare finiva dentro la tariffa, quindi aumentare le bollette un'altra volta. Ecco, qui si sta continuando con la stessa mentalità di prima. Del pericolo della tenuta sociale c'è, io non lo vedo da un mese, è qualcosa che c'è da un po' di decenni. Temo soprattutto una grandissima ignoranza da parte delle persone. Con la questione anche del reddito di cittadinanza, noi volevamo anche cercare di dare un cuscinetto a questo tipo di deriva. C'è una precarietà costante e continua da un tot numero di anni. Anche questo probabilmente sta un po' intaccando le menti delle persone. Abbiamo fatto uno studio su quelli che sono i fondi utilizzati dal governo, dai governi passati, quindi come vengono utilizzati i nostri soldini ai fini della manutenzione del territorio. Noi abbiamo cercato di fare una proposta che parte anche dal basso, cioè quella di creare un ufficio geologico all'interno del comune che permetta comune, tecnici interni, protezione civile, quindi una grande cabina di regia regionale che almeno ha la visione del territorio un po' più ampia e comprende quali sono i lavori da fare. In realtà noi abbiamo bisogno di lavori strutturali ma per 20-30 anni. Quando io vado ad investire 1 miliardo di euro per combattere il dissesto idrogeologico, io creo anche 7.000 posti di lavoro. In questo momento Roma sta cercando di creare questo ufficio di cui ho un po' parlato. Sicuramente sta ingranando la questione del aggiustiamo le strade. Quindi i bandi fatti in un certo modo in questo momento stanno andando avanti. Quindi se vogliamo cambiare le cose, abbiamo capito che il tutto e subito non funziona e non si riesce ad ottenere assolutamente. Però con il giusto tempo e anche facendo capire agli operatori di settore che gli conviene comunque fare questo tipo di operazioni,
magari inizieranno anche a cambiare loro. Non voglio spaccare tutto, voglio rimettere a posto le cose, quindi se anche con la collaborazione di chi è già nel settore riusciamo a rimettere a posto le cose, abbiamo fatto un pezzo di rivoluzione.